22:53, ben trovati. Ultima parte di Focus, la viltà dei banchieri, il coraggio dei rapinati. Gianni Zonin si è presentato a San Macuto davanti alla commissione. Hanno preso a sedare l'inchiesta e ha detto praticamente: io non sapevo nulla, facevano tutto gli altri. Operazioni baciate, cosa sono? Ne ho saputo di cosa si trattava nel 2015, giustamente dicevano i nostri ospiti, è una linea di difesa, difensiva, però qualcuno ha anche scritto, forse non avrà perso tutti i soldi, ma questi banchieri perdono la faccia, no? Perché accusano gli altri, dicono soltanto abbiamo fatto qualche errore, insomma non è proprio il massimo. Notizia di poco fa, un senza dimora nel Veronese, a Santa Maria di Zevio, è stato trovato carbonizzato all'interno di un'auto in cui aveva cercato riparo, ha acceso un fuoco, sembra, all'interno di quest'auto, e ne parliamo tutti i giovedì sera con Mirella, di persone che vivono in auto, nei parcheggi, e purtroppo l'auto si è incendiata, ha perso la vita. Vediamo un'altra storia, prima di tornare in studio riprendiamo col sindaco Mestriner. Vediamo la storia di una signora il cui marito era stato vittima delle valvole cardiache difettose, aveva avuto un risarcimento, adesso avendo il tribunale stabilito che non era colpa dell'azienda sanitaria, questi soldi le vengono chiesti indietro. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Quando è arrivato il postino, che ho visto questo, cioè non so, stavo mangiando, non basta, non è andato più giù niente. Mi sembra di essere una ladra verso lo Stato, arriva a questo punto. A questo punto qua è proprio il massimo della ingiustizia proprio, ecco, mi sono proprio sentita morire. Non ha pace da febbraio 2002 Margherita Sambin Benvenu. La morte del marito, ucciso dalla valvola cardiaca Tritec che lo avrebbe dovuto salvare, l'avvio di una battaglia per chiedere giustizia. Dopo un lungo processo, il Tribunale di Padova riconosce 97.000 euro di risarcimento a lei, 75.000 alla figlia Caterina. Il 1° dicembre è arrivata la lettera che non aspettava. L'Agenzia delle Entrate le chiede indietro quei soldi, lievitati a 100.000 euro con gli interessi. Tempo 60 giorni. Nessuna responsabilità civile, scrive in un comunicato l'azienda ospedaliera di Padova, iter corretto. Per la signora Margherita e la figlia, che quei soldi li hanno spesi tra perizie, consulenti e legali, un colpo durissimo. Quando sono partita per sapere perché, e per fortuna che ho fatto anche questo, che secondo me ho anche aiutato qualcun altro, inconsapevolmente per carità, però salvare qualcun altro anche degli rioperati. Mai avrei pensato di arrivare a questo punto. Mai e poi mai. E arrivare al punto di rendermi conto che nessuno è colpevole. Volevano capire perché Antonio, quel marito operato dal professor Dino Casarotto, dopo 11 giorni fosse morto così. Vogliono giustizia Margherita Sambini e la figlia Caterina, che sono state ricevute in consiglio regionale e attendono un aiuto. Intanto sul fronte processuale le mani sono legate. Legalmente purtroppo non posso più fare niente, devo solo restituire soldi che non ho, perché in coscienza veramente li ho spesi solamente per spese legali processuali. Perché non ho fatto nessuna, ho una macchina che ha 16 anni, ho fatto solamente una vita normalissima. Non si arrende Margherita Sambin Benvenu, che ha deciso di urlare con pacatezza la sua rabbia. La figlia Caterina attende il suo cartello esattoriale, per lei il conto è alla rovescia, 60 giorni di tempo per restituire una cifra enorme è già iniziato. Continuerò sempre a dire che la legge non è uguale per tutti, non è uguale, non si sono comportati bene secondo me, non hanno guardato bene come doveva essere questa cosa. È una triste storia raccontata da Chiara Gaiani. Allora, sindaco, tornando un po' a bomba sul Veneto, la viltà dei banchieri, il coraggio dei rapinati, l'autonomia. Ma l'autonomia, bisogna che ci intendiamo, no? Che cosa vogliamo? Che tipo di sistema pensiamo sia meglio creare per la popolazione, per il nostro modo di pensare, per il nostro modo di credere? E bisogna che ci fissiamo degli obiettivi e che combattiamo per il raggiungimento di quegli obiettivi. Perché la politica è questo. Cioè, il senso che si è perso in questi anni è il senso dell'obiettivo. È inutile fare promessa elettorale
per prendere il consenso se poi anche la realizzazione di quella promessa non cambia la società. Occorre invece avere l'idea di che oggi siamo in una situazione nella quale la società ha bisogno di, chiamiamola politica, però poi la gente si offende perché politica è una brutta parola, ha bisogno di cambiamenti. Se ha bisogno di cambiamenti occorre che ci sia una classe dirigente che venga messa da parte e che venga avanti una classe dirigente. Come fa a venire avanti una classe dirigente? È semplice, la dobbiamo prendere dal popolo, perché solo una classe dirigente che vive in mezzo al popolo, con il popolo e per il popolo, potrà forse non è neanche detto, ma forse potrà essere, diciamo, con questo sistema forse. Non fa niente. Ma vabbè, il sistema lo fanno le persone. Il tema è un altro, secondo me. Allora, prima diceva giustamente la mia collega, no, il problema è che non c'è ricambio. Bisognerebbe un attimo, non è un problema secondo me di ricambio di parlamentari. Nel 2013 sono stati rinnovati, ci sono stati circa, mi pare, il 60% di parlamentari nuovi rispetto alla legislatura precedente, quindi un gran cambiamento. Allora, la legislatura 2013, se vi ricordate, era una legislatura nella quale il risultato delle elezioni era non c'era maggioranza. Doveva durare un pochino, dovevano salvare l'Italia, riforme costituzionali da fare, si sono inventati qualsiasi cosa, forse andremo alle elezioni il 4 marzo, perché secondo me qualcuno leggerà la Costituzione che in caso di dichiarazioni di guerra le Camere possono non essere sciolte dopo 5 anni. Probabilmente si inventeranno la guerra contro le isole Comorre, perché se questa classe di gerente si legge questo articolo della Costituzione, si inventerà qualcosa per prorogarsi. Allora, un Parlamento completamente nuovo, o quasi completamente nuovo, che doveva durare un anno, 2 anni per risolvere i problemi del paese. Incostituzionale, bisogna dire. E che doveva risolvere i problemi del paese. No, non è incostituzionale, perché la Corte Costituzionale, fatta di politici, aveva detto sì, è incostituzionale la legge, però è legittimo il Parlamento che la vuole cambiare. Uno struso giuridico, ma uno dei tanti della Corte Costituzionale, ma non importa. Berlusconi, il sistema è questo. Quando noi abbiamo un Parlamento che ha fatto questo, e l'esperienza ce l'abbiamo, non è problema di gente nuova in sé, è di gente che non sa cosa fare. Questi qua sapevano e sanno, soprattutto negli ultimi 2 anni, che alle elezioni vengono mandati a casa sonoramente. Il fatto che il ministro Alfano, che è stato ministro della giustizia, ministro degli interni, ministro adesso degli esteri, cioè i 3 ministeri più importanti di un governo, decida di non ricandidarsi dopo che le ha provate tutte, ne ha fatte tutte, significa che la festa è finita. Sono consapevoli che la festa è finita. Ma il problema qual è oggi? Non c'è un'alternativa che sia cresciuta ancora. Noi ci presenteremo con le nostre bandiere cercando di dire che comunque c'è da fare un passo avanti, ma non c'è ancora un'alternativa che è cresciuta. Da qua al 4 di marzo ci sarà la capacità politica di tutte le forze politiche di proporre qualcosa che abbia un senso, che abbia un entusiasmo, che abbia una volontà, che abbia una forza, che, rispetto alla quale i cittadini si possono anche entusiasmare, credere, con una classe politica nuova, nuova di idee, nuova di messaggi, nuova di convinzione, nuova di disinteresse, perché l'altro tema è che manca una classe politica disinteressata. Abbiamo classe politica interessata, troppo interessata. Allora, c'è questa possibilità? Probabilmente sì, probabilmente no, come in tutte le cose umane, ci sarà metà e metà, forse potremo andare, forse potremo... In mezzo a tutto questo c'è il tema dell'autonomia del Veneto, che non è una robettina da poco, perché guardate, io sapete che non sono leghista, e a volte lo rimpiango, questa è una delle volte che lo rimpiango, perché la Lega ha saputo fare una battaglia che ci ha stupito, e ha saputo rischiare andando al voto davanti al popolo, e portando davanti al popolo una bandiera, la bandiera dell'autonomia. Punto. Senta, Sindaco, domanda, le do un altro spunto, perché arrivano, anche quando parliamo di altre cose, centinaia di messaggi sui migranti, cioè non c'è niente da fare, la gente è molto attenta a quello che succede su questo fronte. E qualcuno dice, con l'autonomia, per esempio, la gestione dei migranti,
c'entra niente? Bisognerebbe creare uno Stato. Bisognerebbe creare uno Stato federale, perché nelle 23 competenze che possono essere chieste non c'è il tema dell'immigrazione. Degli interni. Ma attenzione, le autonomie che prima proponeva l'esimio rappresentante di Liberi Uguali, penso capogruppo di consiglio comunale. Lo so che è sindaco il consiglio comunale, non conta. No, 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 per carità, no. È che è un consiglio comunale frequentato meglio, ecco. Ah, ecco. Parte questo, no, voglio dire, e diceva prima, gestitevi l'autonomia, così vediamo come sapete accogliere gli immigrati. No, noi vorremmo l'autonomia per poterli non accogliere. Ah, vabbè, ma perché allora se l'autonomia, non ha capito. Perché se l'autonomia è quello di eseguire quello che Roma ti dice, l'autonomia non è eseguire quello che Roma dice, ma è poter dire che non siamo d'accordo con Roma. Se Roma dice porte aperte alla Renault perché tanto c'è lavoro per tutti, guardate che stanno succedendo le cose vergognose nei territori. Allora, cooperative che hanno in gestione i migranti, ok? Che vanno da imprenditori a dire perché non li fate lavorare qui così imparano un lavoro, paghi qualcosina alla cooperativa, quindi prendo i 35 euro dallo Stato, fanno anche tra virgolette lavorare o comunque fanno imparare un lavoro e si prendono qualcosa anche sopra, perché non basta gli ingordi, perché ci sono ingordi. Questi non sono gente seria che fa volontariato, sono ingordi, prezzolati dallo Stato. Posso dirle, signor, i quali con queste situazioni, ho scritto al prefetto, gli ho chiesto, ho fatto delle domande, devo ancora ricevere una risposta, vorrei riceverla, guardi, con carte intestate. Potrebbe non anche aggiungere una cosa al prefetto, ad esempio, che le dia la spiegazione del perché una pubblica amministrazione deve seguire tutte le norme, mentre invece le cooperative possono andare in deroga a qualsiasi norma sanitaria, in deroga a qualsiasi di spazio, norma, ci sta qualsiasi andando, cosa. In deroga a qualsiasi norma ci sta andando la prefettura. Guardi, sì, di più ancora. Ma la prefettura, io dovrei chiedere purtroppo per come funziona il nostro ordinamento, lo si può fare. Ma allora il problema dell'autonomia è un problema semplice, cioè lo spazio vero di dire che abbiamo un modo di ragionare un po' diverso dagli altri, dal resto del paese, e che vorremmo in qualche modo riuscire a fare un ragionamento nostro, non è sbagliato. Ma guardate che anche sul tema delle banche, qua proprio non è saltare pane in frasca, è lo stesso tema. E quando si parlava delle banche del territorio, di politici che valorizzavano le banche del territorio, guardate che lo sviluppo del Veneto è nato con le casse Peotta e le casse di risparmio. Cioè è nato proprio con il fatto che c'era un risparmio locale che è rimasto locale negli investimenti. Perché qui nessuno è venuto a investire da fuori all'inizio del processo di industrializzazione del paese. Tranne l'esempio fallimentare di Porto Marghera, tutto il resto è nato attraverso un credito locale. Un credito locale. Oggi noi, adesso che parliamo di autonomia e di federalismo, non abbiamo più nessuna banca locale, perché Veneto Banca e Veneto e Popolare di Vicenza hanno fatto la fine, sono mangiate da Banca Intesa. Ma adesso Banca d'Italia sta facendo un'altra operazione vergognosa, e qui la politica di nuovo sta zitta, sulle casse di credito cooperativo, banche di credito cooperativo. Però sta imponendo fusioni, non solo sta imponendo fusioni in termini anche non sempre chiarissimi, ma ha obbligato tutte le banche di credito cooperativo, per esempio dal Veneto, ma di tutta Italia, a consorziarsi alla una grande banca di credito cooperativo con sede a Roma. Allora, quando noi abbiamo tanto da parlare a livello istituzionale di conquistare l'autonomia, se poi, da un punto di vista anche economico, che è l'unica fetta che ci rimaneva in questi anni, in cui siamo riusciti a costruire un modello, diciamo, non i politici, anche i politici, forse con la distrazione della classe politica, il popolo veneto è riuscito a costruire un'economia veneta, oggi anche gli elementi del credito stanno per essere centralizzati. Una cosa che non si sognerebbero mai di fare, per esempio, in Germania. Guardi, da sindaco lo sa anche lei perfettamente, rispetto alle politiche sociali dei comuni. Cosa? Sempre di più si sta andando nella direzione dell'accentramento. Penso ad esempio alla questione della SIA, che di fatto mi chiude tutta una serie di opportunità. Ma benedetti! Poi ogni consiglio comunale costruisce le sue autonomie e le sue varie questioni, però non è un'autonomia quella del consiglio comunale. No, semplicemente non deliberare. Non è un'autonomia, perché quando tu devi pietire e andare in cerca delle pieghe della legge per riuscire ad avere una qualche forma significa che non è autonomia. Non è autonomia. Però guardi, glielo spiego ripartendo però dal concetto sul quale mi ha tirato in
ballo. Quando io chiedo alla Regione Veneto autonoma più autonomia sul tema dell'immigrazione, non lo sto dicendo per fare una provocazione fine a se stessa. Siccome io sono uno di quelli che in questi 4 anni di emergenza profughi, e in realtà sapevamo fin dall'inizio che non sarebbe stata un'emergenza ma un dato strutturale. Tra l'altro. No, non è dato strutturale. È un dato strutturale. È voluto da politici infami. Sì. È voluto. Da politica, certo. È voluto. Ma bisogna leggere la Costituzione. Oltre alla Costituzione dovremmo leggere anche i flussi a livello globale. Sì, anche la Convenzione di Ginevra dovremmo leggere. Strutturale che è finito. No, è finito. È talmente strutturale che c'è la gente che sta morendo. Perché c'è la gente che sta morendo in Libia. Perché, diciamolo, sta morendo la gente in Libia. Perché vanno in Libia? Allora, se vogliamo accettare questo, sappiamo che siamo complici del fatto che stanno morendo delle persone. E tra l'altro, sindaco, le do giusto un'informazione. Gli ultimi arrivi dell'estate 2016, gli ultimi, se lei, ma penso che l'abbia fatto, insomma, rappresentando un territorio, avrà avuto a che fare con un richiedente asilo e gli avrà domandato da dove viene. Perché se lei gli avesse fatto questa domanda, gli avrebbe risposto: guardi che io non volevo venire in Italia. Gli ultimi arrivi del 2016 mi hanno caricato su un barcone e mi hanno spedito qui. È ben più grave la questione. Però siccome io mi pongo il problema, il problema dell'uguaglianza, a prescindere da sesso, razza o religione, come detta la nostra Costituzione, con i soldi di tutti, soldi miei. No, con le ricchezze col quale ti fai il telefonino perché hai pagato le risorse in Africa, sì, grandi imprenditori e che però tutti grandi predoni nell'Africa, sì, ma guardate, aiutiamo, magari li potessimo aiutare a casa loro, ma magari li potessimo aiutare a casa loro. Il problema però sulla questione dell'autonomia rispetto a questo territorio è che purtroppo le prefetture in Veneto hanno avuto molto più margine rispetto a tante altre realtà, per cui tranne la realtà di Venezia, sul quale bene o male, essendoci anche un tessuto sociale, storico ben differente, si è riusciti a trovare dei meccanismi, delle situazioni positive. Escludendo Cone Cunetta, ovviamente, ma che no, quella è 1500. Proprio, come dire, la cosa più scandalosa a questo mondo. Ma che film stai vedendo? No, non è film. No, conosco una serie di realtà che delle buone politiche in giro per il veneziano lo stanno facendo. Ma anche nella mia città, non cito per non fare la pubblicità. Ne cito altri invece del mio territorio, che invece hanno lavorato benissimo, ad esempio hanno aderito allo SPRAR, quello dove eravate chiamati anche voi sindaci, a svolgere un certo ruolo. E quando io chiedo alla Regione Veneto, a Luca Zaia, che mi ricordo, cioè tu vuoi darci l'autonomia di Concepolo, vabbè, Mestriner, anche ho aspettato, fammi finire. Il problema è che ad esempio Zaia nel 2013 disse una cosa secondo me di buon senso: per me è Veneto chiunque sia nato e vissuto nel mio territorio. E siccome io credo in questa cosa, sono convinto, perché io mi sento veneto e sono uno di quelli che sul tema dell'autonomia si è sempre posto quantomeno il punto di domanda. Quando c'erano gli ordini del giorno nei consigli comunali per portare il referendum, io al tempo fui l'unico della mia maggioranza ad astenersi, mentre tutti gli altri antidemocratico, bla bla, è già stato un risultato l'astensione, dici? Ma assolutamente, perché quantomeno io mi pongo delle domande, cerco di rifletterci su questo tema. Io avrei voluto portare Luca Zaia, che la pensa in questo modo sulla questione dell'immigrazione, a misurarsi sulla questione dell'accoglienza, ma gestire pubblicamente mi ascolti, ma no, guardi che conosco lo Stato, flussi, conosco non lo Stato, solo conosco l'accoglienza è una è stata creata un'aspettativa impossibile da mantenere. Persone convinte di arrivare qua e di arrivare tutti quanti nelle 3-4 sì, stelle, però posso, poi sono trovati a Conetta, non funziona così. Allora, su questo io posso darvi veramente un aiuto. Scusatemi se mi assumo questo onere. Essendo figlio di immigrati ed essendo tornato parecchie volte nel paese d'origine dei miei genitori, a un certo punto io ho notato che i ragazzi che mi giravano attorno pensavano che io fossi la persona più ricca a questo mondo, che vivessi chissà in quale villa, chissà con quali macchine, eccetera eccetera. Io purtroppo lui a raccontargli che ero figlio di operai. E loro dicevano: no, ma tu sei in Europa, come fai ad essere figlio di operai? Se poi abbiamo un'immigrazione che nella sua diaspora, no, nel suo rientro poi ogni anno,
È un problema di tutti noi quando un operaio che guadagna 25.000 euro l'anno se fa il mutuo per una macchina da 150.000, che sia veneto o che sia straniero. Se è straniero, quando scende giù con il mutuo e quella macchina lì, non è che va a dire che fa 12 ore di lavoro quotidiano, dice che sta bene, e si crea questo immaginario. E in Africa c'è questo, questo sì, vabbè, è il paese in cui si sta bene. E mi spiace, no, non questo paese, l'Europa, c'è questo senso nei confronti dell'Europa. Ma senza fare tanto qualunquismo, io penso solo questo, che in un mondo globalizzato, in cui io posso acquistare qualsiasi cosa da ovunque senza avere grandi problemi, penso che sia anche legittimo che le persone si possano muovere. Quindi ad esempio, abolendo la legge Bossi-Fini e sostituendola, guardate, io non voglio inventarmi niente di nuovo, torniamo alla Turco Napolitano, con lo sponsor, no, 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 ma è semplice la cosa, vieni qui, hai un anno di tempo per trovare un lavoro, fai quello che vuoi, tranquillo, meglio due brioche. Non c'è due brioche, è una questione di controllo, di gestirli i flussi. Invece, mettendo la X, dicendo che non è possibile, entrano comunque le persone, la vita purtroppo è più forte di queste sciocchezze. Sono sciocchezze. Allora, comodo a molti, gestito inizialmente da Alfano, ripeto, 4 miliardi di euro all'anno spesi per la cosiddetta accoglienza, dove qualcuno ci marcia, ci ha marciato anche i 5 Stelle a Vicenza, è una vergogna, proprio perché si è creata un'economia drogata, fittizia, che utilizza, è ricaduta sugli affitti degli appartamenti, queste persone, cosa, certo, ripeto, come merce umana, solo per prendere i 35 euro al giorno. È una cosa che non esiste in nessun paese europeo. Io frequento Nel nostro Veneto autonomo, se lo governassimo assieme questo processo, fare una cosa del genere, allora il problema voteremo. È, vedete, se noi leggiamo la Convenzione di Ginevra del 1951, il preambolo dice che quando gli immigrati creano un problema finanziario nel paese, la comunità internazionale ha il dovere di intervenire. Quale articolo, scusi? Il preambolo. Il preambolo alla Dichiarazione Universale dei diritti dei rifugiati. Ma la vado a vedere. Allora, l'Italia intanto non dovrebbe spendere per gli immigrati, in forza di questo articolo. Se spende, dovrebbe chiamare in causa la comunità internazionale, ONU, Europa e così via. Se non lo fa, non dovrebbe pagare le quote all'Europa e all'ONU, non le deve pagare. E dice, guardi che io sto spendendo questo. Allora l'Europa e l'ONU diranno spendere. Ma lei non sta spendendo niente perché spende l'Europa. L'Europa spende il 10%. Invece sì, ma dovrebbe farlo. Comunque, direttore, vorrei andare avanti. Il resto sono tasse nostre. Il 10% spende l'Europa, anche meno. Ci scommettiamo quello che vuoi. Ma sì, ci vediamo. C'è disinformazione. Dopo c'è un altro discorso. L'articolo 1, sempre della Convenzione di Ginevra, dice che quando un rifugiato delinque perde la protezione della Convenzione. Lo dice l'articolo 1. Poi guardiamo la Costituzione nostra. L'articolo 8 e l'articolo 19. L'articolo 8 dice: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. La religione islamica non vuole presentare lo statuto, e quindi è fuori legge in Italia, è fuori legge. L'articolo 19 poi dice, quando una religione, parità di religione e libera possibilità di organizzarsi, quando una religione è contraria parla proprio di rito contrario al buon costume, non deve essere ammessa. Di cosa parliamo? L'isla in Italia non è incostituzionale e poi è anche
incompatibile con i diritti della persona, i diritti naturali inalienabili della persona. Quindi questo è uno Stato che è ridicolo, anche sul fronte immigrazione. Ma puoi dargli la notizia che si sta costituendo l'Islam, tra l'altro appena nominato, purtroppo dico io, il deputato. Allora dopo avrete la possibilità di essere tutelati. Parli con gli islamici perché io sono ateo, guardi, sta parlando proprio con l'interlocutore sbagliato. Io parlo di Islam. Parli con gli islamici, non parlo di Islam. Arrivati, uno diceva la regione vuole prendersi il Mose, assolutamente no, l'abbiamo detto in maniera chiara, non vogliamo prendere la gestione del Mose. L'altro, Ciambetti parla con adesso Lega Nord, no, certo, stiamo facendo il simbolo per le amministrative, Liga Veneta, Lega Nord, come è sempre stato il simbolo delle elezioni nazionali, prima la parola Lega, quindi ecco perché lì dei due telespettatori che chiedevano informazioni, quindi nelle amministrative vedrà Liga Veneta, Lega Nord come è sempre stato. No, poi chiudiamo c'è tantissimo, però voglio dire, non questa questione dell'immigrazione. La leggiamo. Leggila prima di parlare. Non basta leggere. Leggi la Costituzione prima di parlare. Certo, ma quello che tu hai interpretato la Costituzione. No, leggila. Abbastanza. Però voglio dire, non è questo. Il problema è che effettivamente queste cose non riusciamo a governarle in questa maniera. E i flussi si sono fermati, certo, ma ci sono dei motivi in cui si sono fermati, a parte che siamo pieni comunque di persone fermate, no? E non si sono fermati, cioè, molti muoiono per strada, molti muoiono nei campi di concentramento, potremmo chiamarli, perché non sono tornati. E qui c'è un impegno che non è nostro, è un impegno che aveva preso l'Europa a livello internazionale, è qui che manca davvero la cosa, perché quando Minniti ha fatto questa operazione l'ha fatto ovviamente mosso dal tentativo di, secondo me, di non perdere troppi voti verso la destra, i 5 Stelle, ma questa è stata la sua quindi grande è stato un po' cosa. Assolutamente l'ha fatto assolutamente per un tornaconto elettoralistico, ha pagato me. Le tribù niente di più libiche. No, il problema è che quando si fa un'operazione del genere bisogna assicurarsi e essere garanti di quelle operazioni, perché altrimenti non funziona così. Cioè, vuol dire, è troppo comodo dire, perché allora se il motto è aiutiamoli a casa loro, bisogna cambiarlo, che muoiano a casa loro. Ma allora se muoiono a casa loro per nostra responsabilità o comunque per le nostre inadempienze, quale nostra responsabilità? Non va bene. 20 milioni di nuovi poveri ogni anno in Europa. Così come in non Africa. Possiamo girarsi altra parte, nostra quando, responsabilità. Quando il mare Mediterraneo, quel canale di mare che ci porta dalla sponda africana all'Italia, è pieno di cadaveri, no? Per responsabilità di chi? Di chi? I malfattori, di quella cosa che appunto fanno. Dei politici italiani! Ma quali politici? Cioè, italiani? È nella coscienza politici dei politici italiani. Non sanno neanche dove vivono, cioè, su questo tema qua, cioè vanno in giro solo a vedere complici di prendere dei voti. Quindi begrini. Questa cosa qua, l'Italia ha delle gravi responsabilità di non aver saputo in tutti questi anni porre al centro dell'attenzione europea, almeno se non oltre, nell'Europa, appunto questo tema. Questa è la vicenda grave di questo paese. Perché ha pensato di lucrarci allora. Perché nel nord-est, per stare a casa nostra, e così ancora ce ne sono tanti, questi signori immigrati clandestini lavoravano ovunque. Beh, anche quei due che sono andati dentro. E adesso uguale. Fai un giro a Venezia. Venezia e se trovi un veneziano che lavora nelle cucine me lo presenti. Non sono più clandestini. Vengono reclutati anche prima di avere l'ispettore. Secondo me, al di là di tutto, c'è una madre di tutte le questioni. Ed è il calo demografico che c'è nel nostro paese. Io l'ho registrato nel mio comune, nel giro di un anno sono calate il 50% le nascite, ma non solo nel mio comune. Questo sta succedendo a livello nazionale, dove ci sono centinaia di migliaia di bambini che non nascono ogni anno. Quindi lo diceva molto bene. Allora, ci sono vari fattori che concorrono, certo. Sicuramente un fatto culturale, ma sicuramente anche un fatto economico, perché i miliardi si riescono a trovare per i 35 euro da dare all'immigrato che arriva, non si riescono a trovare i soldi per sostenere le donne attraverso gli asili nido, che sono fondamentali. Allora, la questione che si deve porre il prossimo governo, i prossimi governi, sarà proprio l'incremento che ci deve essere demografico del nostro paese, perché quella è la madre di tutte le questioni, perché se noi perdiamo popolazione, diminuiscono le tasse, diminuiscono i consumi, non siamo più competitivi, è un paese che invecchia, maggiori sono le spese, quindi è un paese destinato al declino. Questo è il problema che la classe dirigente non sta prendendo assolutamente in considerazione, perché è un problema culturale, ma anche sulla cultura si può incidere. Allora, dobbiamo chiudere, Presidente, se dovesse poi
candidarsi ufficialmente a sindaco di Vicenza, se la dovrebbe vedere con Otello Dalla Rosa, no? Che è il candidato vincitore delle primarie, ma sto vedendo un po' di aria frizzante all'interno del centro-sinistra post-primarie. Vedremo. Qualcosa, insomma, non è ferma la situazione. Ma non era il vice-sindaco di Achille? No. Il vice-sindaco è arrivato terzo, ha perso clamorosamente. Quindi anche il sindaco va uscente, con uno scarto di voti, non grande performance alle primarie. Lì a Vicenza il fattore sicurezza migranti è il fattore. E sicurezza a Vicenza, da Campo Marzio via Napoli a Viale Milano, purtroppo è negli ultimi anni è stato un decadimento della qualità della vita di quelle aree che va assolutamente recuperato e riequilibrato con un utilizzo dei vigili comunali assieme alle forze dell'ordine in maniera coordinata per far deterrenza. Non è pensabile e possibile che certe zone della città siano assolutamente in mano, ripeto, a gente di malaffare, come c'è da recuperare tutto il rapporto con i quartieri di periferie che negli ultimi anni ha sicuramente privilegiato giustamente il centro storico con iniziative e altro, ma dimenticando completamente le periferie e i quartieri di Vicenza che si sentono abbandonati sinceramente. Quindi grazie. C'è tanto da fare. C'è molto da fare. Grazie Presidente, grazie a tutti i nostri ospiti. Domani sera ci vediamo con Mirella Tuzzato e i volontari e adesso riparte la nostra programmazione con i telegiornali. Grazie a voi che ci avete mandato una valanga di sms. Arrivederci. Arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.